Buonasera dal Pala Quarta Lauretti di Monteroni, eccoci nel periodo clou ormai dell'estate 2020, anche da un punto di vista sportivo. Le squadre si stanno preparando per vivere le emozioni nel prossimo campionato di Serie C Gold. Ovviamente la nuova pallacanestro Monteroni fa altrettanto e si muove non solo appunto per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per quanto concerne il settore giovanile. Infatti ufficiale la nomina di responsabile del settore giovanile di Antonio Rizzato. Buonasera coach. Buonasera. Qui con noi come nostro ospite. Un ritorno questo a Monteroni, che l'ha vista protagonista sia da giocatore che da allenatore negli ultimi anni. Dopo una parentesi importante a Lecce, appunto, c'è questo ritorno in gialloblu. Quali sono le emozioni di questo ritorno? Beh, ritornare sul campo dove sei nato è sempre un'emozione grande, secondo me. Sul settore giovanile cercheremo di fare delle cose, ci metteremo il massimo dell'impegno, sappiamo anche quello che andremo incontro, dobbiamo lavorare moltissimo e cercheremo tutti quanti di riportare il Monteroni dove era un po' di anni fa. Ecco, il ruolo ovviamente di responsabile del settore giovanile è un ruolo molto importante, anche considerando il peso che insomma la società gialloblu ripone proprio nel settore giovanile. Vediamo anche la squadra composta da atleti che in passato sono cresciuti proprio nella cantera gialloblu. Quali possono essere i progetti appunto nel settore giovanile? Allora, i progetti sono di iniziare dal basso, cioè quest'anno lavoreremo moltissimo con i ragazzi 2007-2008 e poi porteremo avanti i ragazzi che sono rimasti del 2003-2004-2005. Vedremo un attimo che campionato dovremo andare a fare. Sicuramente avremo un under 18 d'eccellenza, un under 14, un under 13 fino adesso. Poi ci dobbiamo vedere con la società, vedere un pochino quello che bisogna fare per il meglio del basket qui a Monteroni. Ecco, un ultimo pensiero: che cosa deve avere un ragazzo per crescere prima da un punto di vista umano e poi anche sportivo qui a Monteroni? Allora, innanzitutto penso che ogni ragazzo deve avere un sogno. Se un ragazzo non ha un sogno di raggiungere un obiettivo, che può essere: io sogno di giocare un giorno a Monteroni, io sogno di andare a giocare nell'NBA, però un sogno ognuno di noi lo deve avere e noi dobbiamo cercare soprattutto di aiutare questi ragazzi a raggiungere, tra virgolette, i propri sogni, ma soprattutto di farli crescere come uomini, aiutarli nei loro problemi di ogni giorno. Cioè, secondo me la figura del basket del settore giovanile non è solo di andare a vincere una partita, ma di avere anche un occhio particolare per tutti coloro che non in questo momento, specialmente in un'età piccola dove ancora non c'è una fase di crescita, avere pazienza, aiutarli nei loro problemi e assecondarli in tutto quello che poi fa parte della loro vita quotidiana, no? Queste belle parole di coach Rizzato, noi chiudiamo questa intervista, ovviamente lo ringraziamo per la sua disponibilità. Vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati con noi sui nostri canali social e sul nostro sito internet. Buona serata.